Dal Mugello alla California è il miracolo della banda larga che riesce a colmare distanze insormontabili e a mettere in rete cittadini di paesi altrimenti fuori dal mondo. E noi siamo andati a Casaglia, piccola frazione di Borgo San Lorenzo nel Mugello, dove l'ADSL è arrivata da poco ma ha già cambiato la vita degli abitanti. Finalmente connessi. Silvia Ferretti. Ogni tanto sento ti, dico vai è Claudio, allora vado, capito? Allora sono felice perché almeno lo vedo, lo sento. Quasi tutti i giorni. Teresa vive in un piccolo paese nell'Alto Mugello. Suo figlio Claudio lavora in California. Da qualche mese possono sentirsi e vedersi tutti i giorni sul tablet. Sembrava impossibile fino a pochi mesi fa. Casaglia, 50 abitanti, non era certo un paese in rete. Zero. Completamente. Non c'era proprio modo di collegarsi con niente. Molte volte pioveva, bisogna andare là, qui non c'è. Perché sennò qui non si prendeva. Internet andavamo con il modem a 56K, per cui eravamo dell'altro mondo. Poi è arrivata la banda larga e le cose sono decisamente migliorate. Ci ha pensato la regione insieme al Ministero dello Sviluppo Economico a connettere tutta la Toscana. Entro giugno saremo tutti in rete. E già si lavora alla banda ultralarga, quella ancora più veloce, spiega l'assessore all'innovazione Vittorio Bugli. Si entra ora in una nuova fase, quella degli investimenti nell'ultralarga e prima di tutto servono per le imprese, servono per i luoghi pubblici. Dove si andrà ad un'altra velocità? Da qui al 2020 investiremo 230 milioni in Toscana che ci consentirà di coprire tutta la Toscana, interverremo noi e il Ministero.